Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati su Senza Trucco. Oggi realizziamo insieme un siero magico dopo sole, fai da te, semplicissimo, che illumina, idrata e soprattutto non unge. È fantastico e lo potete fare tutti perché vi do due versioni, due ricette, una per chi non spignatta, per chi è inesperto, e una invece per spignattatori. Anche se la ricetta per spignattatori è lo stesso molto molto semplice, e quindi come vedete nella ricetta per principianti c'è solo un olio, l'ombretto e il gel di aloe. Ovviamente se avete qualcosa della ricetta per spignattatori inseritela perché vi fa soltanto bene. E quindi cominciamo subito, è semplicissimo. Innanzitutto pesiamo la fase oleosa, quindi se realizzate la ricetta per non spignattatori verserete soltanto un olio. Io sto inserendo l'olio di cocco, che è quasi liquido, quindi è arrivato ad una consistenza molto cremosa, è bellissimo, è che è un olio ideale per l'estate, che a me piace tantissimo. Aggiungo poi l'olio di avocado, un olio di avocado biologico puro. È bellissimo, lo vedete che è verde, è proprio fantastico, anche l'odore mi piace un sacco. E poi aggiungo anche un olio più leggero, che è un estere, che è sempre derivato dall'olio di cocco, che è il Dicapril Ether, che a me piace tanto, e ovviamente potete utilizzare anche un altro estere, insomma, essendo spignattatori lo sapete. E poi inserisco un ingrediente fondamentale che è super idratante, che è l'insaponificabile di olivo, ed è una cosa che penso non esiste in nessun tipo di olio solare in commercio, quindi se ve lo fate è ottimo. E aggiungo anche un bel grammo di vitamina E di tocoferolo antiossidante, quindi ideale per la pelle che è stata esposta al sole e che serve anche a non far irrancidire i nostri oli, e lo inseriamo in una bellissima percentuale. E ovviamente questo non è però una protezione, stiamo parlando di un prodotto che non va utilizzato sotto il sole, mi raccomando, altrimenti vi scottate. E aggiungo poi le mie fragranze, che sono gelsomino, monoi e cocco, che ho preso da Glamour Cosmetics. Se non avete queste fragranze e state seguendo la ricetta per principianti, utilizzate anche un aroma per dolci, mettetegliene anche due fialette, così vi dà un bell'odore che però giustamente durerà di meno, ma meglio di niente. Oppure ovviamente utilizzate qualunque altra fragranza, potete anche non mettere nulla perché comunque è un prodotto che è ottimo, le fragranze sono soltanto per dargli questo odore tipico estivo che a me sinceramente fa impazzire. E adesso aggiungiamo l'ombretto, potete aggiungere anche delle miche, o se non avete un ombretto minerale così aggiungete un ombretto solido e lo, diciamo, scorticate con un cucchiaino così che si frantumi, lo aggiungiamo. Questo è a piacere, potete metterne quanto ne volete, io ne ho messo circa un cucchiaino, e mescoliamo. Come vedete adesso tutto cambia e l'effetto è meraviglioso. Io vi avevo già fatto una ricetta simile con un olio solare di qualche anno fa, ve lo linko qua sopra, però era solo olio ed era un po' più complesso per via degli ingredienti, e questo invece è bifasico, io lo stradoro e diventa oro colato, è fantastico. Ma come vedete le polveri tendono a sedimentare perché le polveri non si sciolgono nell'olio, non si solubilizzano, ma si disperdono soltanto, quindi è importante che voi mescoliate ogni volta prima di applicarlo, quindi lo agitate. E poi pesiamo la fase acquosa, aggiungo il gel di aloe vera che è rinfrescante e cicatrizzante. Se state facendo la ricetta per principianti vi potete fermare qui, io aggiungo anche un grammo di glicerolo che comunque potete trovare in farmacia, quindi in caso andatelo a comprare perché è ottimo, è un umettante che serve a mantenere la pelle idratata e quindi è ideale per i prodotti estivi, questo prodotto solare è una manna, fatelo. E poi aggiungo anche un po' di Coastguard perché comunque il conservante che c'è nel gel di aloe vera non basta a conservare tutto il prodotto, però se non ce lo mettete comunque vi dura qualche settimana e ve lo potete portare in vacanza. E poi unisco le due fasi e l'effetto è ancora più bello, diventa ancora più dorato, non so come sia possibile, è fantastico. E quindi mescoliamo per bene e possiamo poi andare a confezionare il nostro olio bifasico, il nostro siero, perché non è proprio un olio. E quindi mi raccomando, se ce l'avete utilizzate una confezione che sia scura, altrimenti non esponete questo flacone al sole, altrimenti gli oli si rovinano, quindi si rovina tutto il prodotto. Io non ce l'avevo e quindi ho utilizzato una confezione trasparente e come vedete è bellissimo, dovete soltanto agitarlo e resterà emulsionato per qualche minuto perché il gel di aloe vera è bello denso, quindi è fatto apposta, altrimenti avrei inserito soltanto acqua, qualcosa di più liquido. Lo massaggiate, si stende bene, si asciuga subito, non unge e vi lascia la pelle
così dorata che sembra meravigliosa, poi con l'abbronzatura non oso immaginare quanto possa essere bello, io sono bianca cadaverica, non vedo ancora il sole, poi tra l'altro anche essendo in Sicilia per ora piove da una settimana, quindi pazienza, però io l'ho fatto anche perché spero prima o poi di andare a mare ed è bellissimo e vi consiglio di farlo a tutti quanti perché costa poco ed è efficace. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, un bacione e alla prossima. Ciao!